Buongiorno a tutte ragazze, cominciare un video dopo una sigarettella, se è meraviglioso comunque. Buongiorno! Allora, benvenute, scusatemi se mi sistemo i capelli, però io in videocamera me li vedo sempre più strani rispetto a come me li vedo nello specchio. Comunque, benvenute al video dei promossi e bocciati di ottobre 2014. Questo video sono in piedi, per questo mi vedete muovermi così, non è che ho il Parkinson, ecco, sono in piedi, mi sto muovendo, perché se sto ferma mi fa male qualsiasi cosa, se sto seduta mi fa male qualsiasi cosa, quindi devo trovare un compromesso, per questo sto facendo il video in piedi. Allora, dicevo, il video dei promossi e bocciati e cominciamo subito perché ho 7 prodotti promossi, 2 prodotti bocciati e un prodotto nì, quindi per evitare che il video venga eterno cominciamo. In tutto ciò io ho l'orecchio sinistro completamente tappato, quindi mi sento tipo il rimbombo in testa, ma va bene lo stesso. Allora, primo prodotto promosso è un prodotto per il corpo di Avon ed è uno scrub, è un body scrub della linea Planet Spa ai sali minerali del Mar Morto della linea Perfectly Purifying, questa qui. Ed è un gommage pour le cœur, un gommage per il corpo, che praticamente è uno scrub, non è un gommage, perché i granuli sono leggermente più grossi. È fatto in questo modo, in un barattolo da 200 ml ed è grigio con queste particelle nere e grigie più scure. Non lo, come si dice, inclino troppo perché altrimenti va a finire sul tavolo. Comunque è così. Allora, mi piace tantissimo, sia perché ha una consistenza che non è né troppo grossa né troppo sottile, quindi va benissimo per il corpo, però mi piace anche utilizzato sul viso, perché fa un bellissimo scrub anche sul viso, non brucia. È fastidiosissimo, sta senza avere l'orecchio tappato, comunque. Non brucia, non mi dà problemi di irritazione sul viso, intendo. Fa un bello scrub perché i granuli sono grandi ma non troppo grossi per essere utilizzati sul viso, quindi sì, ha un doppio scopo per me, lo uso sia sul viso sia sul corpo, sotto la doccia. E mi piace tantissimo, non costa tanto perché comunque nelle varie campagne lo trovate in offerta e sconto, quindi sì, io ve lo consiglio, mi piace molto. Mi dà fastidissimo sentirmi rimbombo con l'orecchio, uffa, perché? Cioè sono 2 giorni che io sono una pezza. Cioè voi mi vedete, io mi vedo bianchissima, ho messo la cipria più scura, ragazze, veramente, quella che assomiglia a una terra, e io mi vedo bianco cadavere, cioè non c'è verso che io prenda colore, ho messo 1 chilo di farde, non c'è verso che prenda colore oggi. Sto male, ho bisogno di coccoli, comunque. Andiamo avanti. Allora, l'altro promosso vanno in coppia questi qui, che sono un primer viso e un fondotinta. Allora, il primer viso è di Clinique e si chiama Super Primer Universal Face Primer, Super Base Détente, vabbè io il francese, così, per tutti i tipi di pelle. Questo è un campioncino che mi hanno dato in profumeria da 15 ml, tra l'altro me ne hanno dati due, praticamente con i due campioncini faccio la taglia grande, solo che l'altro l'ho regalato, anche perché non mi servono due, volevo farlo provare a Chiara. E quindi è questo qui. È un primer viso che però, a differenza dei primer classici che sono trasparenti e siliconici, questo qui è bianco. Cioè, vedete, è una cremina bianca quando esce dalla confezione. Eccolo qui. E sì, dà lo stesso effetto di un primer, però non. Cioè, è siliconico sicuramente, l'inci non c'è sul tester, quindi non vi so dire. È siliconico sicuramente, però non dà la stessa sensazione siliconica di un primer normale. Cioè, si asciuga sempre subito, però sembra una crema, capito? Vi lascia la pelle liscia, ma non quanto un primer trasparente. Mi sono spiegata, sì, vero? Ditemi di sì, anche se non mi sono spiegata, fatemi contenta. Comunque mi piace molto, io lo uso soltanto nella zona qui dell'apple cheek, viene da chiamare, insomma, la zona vicino al naso perché ho un po' più di pori dilatati, per il resto non mi serve perché soprattutto al momento la pelle è secchissima, quindi lasciamo perdere. Mi piace tantissimo come base per un fondotinta che è questo qui della L'Oreal, che è il famosissimo Nude Magic Eau de Ton. Io credo di non avervene ancora parlato di questo qui. Io l'ho preso a febbraio di quest'anno, quindi l'ho utilizzato febbraio, marzo, aprile, poi maggio l'ho interrotto perché ha cominciato a fare caldo, l'ho ripreso a utilizzare adesso. Ed è un fondotinta da 20 ml, una confezione piccolissima, perché vedete, questa è la mia mano, questa è la confezione, troppo carina, piccola piccola. Ha il flacone in vetro, il tappo in plastica ed è un fondotinta a base d'acqua, quindi si shakera. Sentite il rumore a base d'acqua? Si shakera, poi si mette sul dito e si applica sul viso. Loro, scusatemi se guardo l'anteprima, però sapete, ho problemi di perdita di messa a fuoco ultimamente. Loro consigliano di stenderlo con le dita, quindi direttamente applicarlo sul dito e poi stenderlo. E anch'io vi consiglio di fare così perché è facilissimo da stendere con due passate di, insomma, con due. Sì, ci siamo capite, no? Con due. Lo stendete benissimo su tutto il viso. Mari, il suo linguaggio tecnico, grande Mari.
si stende facilissimamente appunto sul viso e a base d'acqua non è pesante e comunque secondo me ha una copertura media, non ha una copertura altissima, anche perché vi ripeto non è pesante, non è uno di quei fondotinta che fanno mascherone, quindi ha una copertura media. Il costo si aggira dai 10 euro ai 15 in base a dove lo prendete, io l'ho pagato 10,50 in offerta d'acqua e sapone se non sbaglio. E quindi sì, mi piace, è un buon fondotinta, va bene secondo me per le pelli da normali a grasse, le pelli secche. Ha il problema che praticamente nelle zone, se avete delle zone più screpolate del viso, per esempio io ho il naso molto screpolato, se lo metto sul naso mi evidenzia un po' le pellicine, quindi nelle zone con le pellicine non è tanto indicato. Per il resto, scusatemi sempre all'orecchio, per il resto va benissimo secondo me per tutti i tipi di pelle, anche con la pelle grassa, perché si asciuga, cioè pensate che io non metto neanche la cipria perché proprio diventa asciutto dopo 2 secondi, quindi fantastico fondotinta, ok, mi piace, quindi promosso, terzo promosso, si è capito che mi piace. Ok, poi, quarto promosso è un correttore di Catrice. Qui purtroppo il problema è che non so dirvi come si chiama perché mi si sono cancellate tutte le scritte. Allora, è così, è fatto a penna, argentato, vedete, si sono cancellate tutte le scritte. E poi praticamente aprendolo ha il pennino, fatto in questo modo, vedete. È un correttore in penna, il colore che ho io è il 30 Warm Beige, questo qui. Ok. Ed è questo correttore qui, mi piace tanto perché ha una coprenza pazzesca, in genere i correttori in penna tendono ad essere meno coprenti perché sono più liquidi, questo nonostante sia in penna, dove l'ho messo qui, è cremoso, quindi praticamente riesce a coprirmi bene sia le occhiaie sia le imperfezioni del viso, e se non ricordo male questo io l'avevo preso in sconto, l'avevo pagato 99 centesimi ai tempi che furono, quindi se lo trovate ancora in giro io ve lo consiglio, è un buon correttore, comunque non costa tanto neanche a prezzo intero, appunto è molto coprente, quindi mi piace. Poi è pratico perché te lo puoi portare anche in giro essendo in penna, quindi non sporca né nulla, tiri fuori il pennino, dai una ripassata e via. Non va nelle pieghette se lo usate come copriocchiaio nel contorno occhi, quindi sì, mi piace. Altro promosso. Poi, promosso successivo è una palettina di ombretti, però sto andando veloce, dai, sono brava, vero? Sì. Non ho capito se sono rimasta nel buio in tutto ciò perché si è annuvolato, forse è il caso che io accenda la luce, aspettate un attimo, vediamo. Olè, grazie solo, ecco, forse è meglio. Altro promosso è una palettina della Paris Memory, questa marca qui, me sarei un verso sinesuerso, che è buono, questa qui, che si trova nei negozi tutta 1,99 euro, quindi questa qui costa 99 centesimi, questa palettina, nello specifico è lo shade 19, che è quella che ha i colori sul dorato, che sono questi qui, ha un pesca, un dorato caldo, un dorato più chiaro e un color champagne, che sono, adesso ve li faccio vedere, 3 e 4, questi colori qui, li mettiamo qui, olè. Eccoli qua, vedete è molto scrivente, sono tutti satinati quelli di questa palette, e sono questi, praticamente il giallo questo più, il dorato questo più scuro è quello che io ho nella palpebra mobile qui, nella zona dell'inizio della palpebra mobile, sì, oggi volevo fare un trucco dorato ovviamente, dopo vi dico cosa ho sulle labbra. Quindi questa qui mi piace tantissimo, mi piace sia per la scrivenza sia per la durata, perché nonostante sia una palette da 1 euro, ha la stessa durata degli ombretti di marchi più costosi, no? Quindi mi piace, poi ci sono tante varianti di colore, io ne ho diverse, ora ve ne faccio vedere qualcuna, mi sono abbassata, non sono scomparsa, ne ho 6 praticamente, ho questa qui sul dorato che vi ho fatto vedere, poi ho questa qui sui colori misti, questa è la numero 33, che ha un blu notte, un fucsia, sempre un doratino e un bianco, shimmer, questa. Poi ho quella sui rosa che è la numero 31, che vedete va sulle tonalità del rosa, questa qui rosa e questo borgogna qui è molto carino. Poi ho questa sui verdi che è la numero 22, che ha questi colori qui sui verdi, e ne ho un'altra che non ho qui però. E questa che è la 14 che invece va sul blu e l'azzurro e il grigio, vedete va sull'azzurrino il grigio, questa è molto carina, questa, quindi costano 1 euro, io ve le consiglio queste palettine, sono molto carine, economiche e poi con 1 euro avete 4 ombretti, la qualità degli ombretti appunto è buona, quindi sì, ci piacciono. Poi ultimo, credo promosso, ho perso il conto, penultimo, perché poi l'ultimo ve lo faccio vedere dopo, penultimo, è un blush di Kiko della collezione Darling Game, che è la penultima, la terz'ultima, perché ora è uscita la Luxurious, si chiama, che è quella prenatalizia, e poi è uscita quella natalizia, anche se sul sito mi sa che non è ancora disponibile, comunque,
Questo qui è il blush della, della Darin Game, che è il numero 02, si chiama Raspberry Rose and Peach. Ha un packaging esterno meraviglioso, anche quello delle palette con il cuoricino mi piace un sacco come packaging, ricorda un mazzo di carte da gioco, vedete? È bellissimo. All'interno è fatto così, ve l'ho già fatto vedere nel video sui blush questo, all'interno è fatto così, ha il rombo fucsia, il seme dei quadri, no, fucsia, e poi contiene due blush che sono un rosato raspberry, appunto, che è questo, e un pesca, che è questo qui. Sono entrambi leggermente satinati, il pesca lo è di più rispetto al fucsia, e sono questi due qui. Questo è il fucsia, quello sopra è il pesca. C'è una luce pessima, lo so, però si sta mettendo a piovere nuovamente, quindi che bello. Questi qui. Allora, sopra ha uno specchio molto grande, vedete che ricopre tutto il coperchio, è molto molto grande come specchio, perché se avete la confezione appunto è bella grande, quindi è comoda. Mi piace tanto sia per la scrivenza, perché comunque il blush Kiko, devo dire che quelli delle edizioni limitate non deludono quasi mai, quindi la scrivenza ci siamo. Mi piace tantissimo anche per la durata, perché mi trucco la mattina, mi strucco la sera e ancora c'è qualcosa di blush, non perfetto come quando l'ho messo, però insomma dopo 12 ore che si vede ancora il blush, secondo me è un ottimo traguardo, quindi mi piace molto. L'unica cosa proibitiva è il prezzo, perché costa a prezzo intero 14,90. Io l'ho presa con... Sto avendo il fiatone, scusate. Con il 20%, con il 30% non ricordo di sconto, l'ho pagata sugli 11 euro, l'ho presa scontata quando Kiko aveva fatto lo sconto online. Potete tranquillamente aspettare i saldi, perché tanto a gennaio Kiko la metterà in saldo e quindi al 50% converrà ancora di più. Comunque è una buona palette. Se vi piacciono i blush pesca e rosato, io ve lo consiglio. Ottima palette. Poi, ultimo promosso, giuro che il fiatone forse è il caso che io mi sieda. Ultimo promosso è un prodotto di cui vi parlo da quando ho aperto il canale praticamente, che è la matita essence della linea Long Lasting, che è quella di cui parlavo su Facebook ieri sera, anche se poi questo video lo vedrete credo settimana prossima, quindi ok, oggi è giovedì. È questa qui della linea Long Lasting, ed è la numero 01, si chiama Black Fever, ed è la matita automatica nera, quella che praticamente si ruota il corpo della matita, sale la mina, e appunto è così, è nera. C'è bisogno che vi faccio lo swatch? Vabbè, lo faccio lo stesso. Guardate quanto è, una ne ho fatta passata, eh? Guardate quanto è nera. Mi piace tantissimo perché, cioè, questa praticamente tra tutte le mie matite nere è la mia preferita. Io ne ho provate di ogni, di Rimmel, di Collistar, di H&M, di quelle naturali di neve, di Mondever, di che cosa, di 200.000 marche. Ho provato matite di tutte le marche, di tutti i brand. Ne ho provato una di Chanel nera e non mi è piaciuta per niente. Questa è la mia preferita perché... Ieri l'ho scritta anche su Facebook, ieri mi sono truccata alle 7 del mattino per andare in ospedale, sono rientrata a casa che erano le 8 praticamente, ragazzi, la matita era intatta fino alle 8, cioè sono rientrata prima delle 8, comunque mi sono struccata alle 8, la matita era intatta come se io l'avessi appena messa nella rima interna, quindi è quella che assolutamente mi dura di più per quanto mi riguarda, quindi è un'ottima, ottima, ottima matita e costa 1,89 euro, l'ultima volta l'ho pagata meno, non so se abbiano abbassato il prezzo. Comunque 1,89 euro ed è ottima come matita, io la consiglio a tutta assolutamente. Se cercate una buona matita nera, io consiglio sempre questa di Essence. Quindi, questi erano i promossi, passiamo al prodotto Ni. Scusatemi, non sto tanto bene oggi. Allora, il prodotto Ni è un Pupa IM, un rossetto. Allora, io con questi rossetti ho un po' un rapporto di amore-odio, perché ce ne sono alcuni che amo, io ne ho 5 o 6, due fucsia, l'arancione, lo scuro e questo, 5, aspettate un attimo... controlliamo, 5, sì, perché uno l'ho regalata a mia madre. Questo qui è il 105, quello color carne. Allora, di quelli che mi piacciono di più, sono quello che mi piace di più è sicuramente il 405, il fucsia, che non mi dà nessun tipo di problema. L'arancio comincia a darmi già un attimino più di problemi, perché mi si infila nelle righette delle labbra. Questo perché mi dà problemi? Allora, anzitutto è questo qui, il color, uno dei color carne, ed è un color carne con una leggera punta di rosa, perché c'erano anche quelli sul beige, però a me non stanno bene quelli sul beige, quindi ho preso questo, eccolo qui, vedete, è un tipo un rosato. Come colore ci siamo, come confortevolezza sulle labbra ci siamo, come durata dura sulle 3 orette, quindi su di me non dura tanto. Il problema che me lo fa mettere nei Ni è che praticamente dopo un paio d'ore che io ce l'ho su, mi fa la riga bianca all'interno del labbro, nella parte più interna, proprio si accumula nella parte più interna e mi fa questa righetta bianca dentro le labbra, che è uno, antiestetica da morire, due, fastidiosa perché ti senti tutte rossette impastate in bocca ed è una sensazione terrificante. L'ho messo ieri, infatti mi dava un fastidio da morire. Poi non avevo né fazzolettini né uno specchio dietro, quindi vi lascio immaginare, sono stata tutta la mattina da questo rossetto tutto sbavato sulle labbra, quindi vabbè.
Quindi, tra i colori che ho io, questo non è un bocciato perché vi ripeto, la resa mi piace e la durata, anche se non è altissima, va bene per essere un nude. Però il fatto che si infila all'interno del labbro me lo fa mettere nei ni, quindi non ve lo posso promuovere appieno, quindi questo è un ni, per me è il 105. Prodotti bocciati velocemente, oddio, anche perché voglio fare un altro video prima che scada il diluvio. Come prodotti bocciati abbiamo questa qui che è una crema corpo della Yves Rocher, che è quella uscita con la collezione natalizia dell'anno scorso, quella al cacao e pistacchio, che se non ho capito male sono entrate in permanente, perché per esempio la crema mani all'arancia e cioccolato, che era una sempre delle linee della natalizia dell'anno scorso, l'ho vista acquistare ad una ragazza non da tanto tempo, quindi se non ho capito male dovrebbero essere in permanente, mi confermate se sapete qualcosa? Comunque, questa qui è un bocciato perché dal flacone ha un profumo meraviglioso di pistacchio, veramente sa di pistacchio, è anche un po' di mandorla. È buonissimo l'odore che ha dalla confezione, si sente sia il cioccolato che il pistacchio, è molto buona. La metti sul corpo e comincia a puzzare come se la crema fosse andata male, ma non è andata male, cioè ve lo assicuro, non è andata male. Dal flacone un profumo ottimo, sulla pelle cambia odore, almeno sulla mia pelle cambia odore e mi fa un odore che non mi piace per niente, quindi no, quindi bocciata per l'odore. Come crema corpo in sé non è che sia un gran... Questo è l'inci, non è ovviamente verde, è a base di silicone. Però c'è di buono che si asciuga facilmente, quindi sì, è un bocciato per l'odore, peccato, perché se fosse con un odore più normale sarebbe meglio. Insomma, se l'odore che si sente sulla pelle... Oddio, mari congiuntivi! Allora, se sulla pelle avesse lo stesso odore che si sente nel flacone sarebbe fantastica, siccome non ce l'ha è un bocciato, ecco, tiriamo le somme. Ultimo bocciato è un bagnoschiuma di Bottega Verde ed è quello della linea Orchidea, della linea dei fioriti, questi qui. Allora, io di questi ne ho provati tantissimi, ho provato il frangipane che è ottimo, Iris è molto buono, quella alla violetta è molto buono, cos'altro? Quella al bambù mi piace molto, quella al patchouli non mi piace l'odore però persiste, quindi è buono. Questo qui all'Orchidea, praticamente tra tutti quelli che ho provato io, è l'unico che non si sente sulla pelle. Cioè tu quando ti fai la doccia si sente, ha un buon profumo, esci dalla doccia, il profumo del doccia schiuma non si sente più, quindi per quello è un bocciato, non mi si sente sulla pelle, quindi è praticamente come se io non mi lavassi, quindi no, non ci siamo, Bottega Verde, no. Quindi si sente poco, per questo non mi piace. Quindi questi erano i promossi e bocciati, prima di lasciarvi andare, io sto cadendo nell'oscurità più totale, benissimo, prima di lasciarvi andare vi dico che quello che ho sulle labbra, anche se sono sicura che qualcuno me lo chiederà lo stesso, è una tinta labbra della Liabel. Io vi faccio vedere una cosa, di qua, cioè guardate, eh. Non va via, non va via, è fantastica questa tinta, no? Non si muove. Ed è questa qui, si chiama 24 ore lip gloss ed è rosso il colore che ho sulle labbra, è questa. Vi devo fare un video con tutte le tinte labbra perché io le ho tutte, credo, quindi vi devo fare un video con tutte le tinte, le ho comprate, non me le ha mandate nessuno. E quindi vi farò un video quando riesco ad avere un po' di tempo, perché veramente adesso ho un po' i tempi ristretti per svariate cose, quindi non ho ancora trovato tempo. Comunque fantastica, cioè costano 1 euro, queste qui le trovate all'Auchan, non si trovano in tutti gli Auchan, per esempio a Cagliari ce le hanno al Marconi se non sbaglio, ce l'hanno solo all'Auchan Marconi, praticamente dove ci sono i trucchi c'è uno stand sotto dove sono tutte appese, queste tinte costano 1 euro, oppure li mettono in quei contenitori con la vaschetta dove ci sono tutte le cose a 1 euro, e ci sono sia le tinte, sia gli smalti, sia cos'altro avevano? Un'altra cosa, c'era comunque, non mi ricordo, insomma, costano 1 euro le tinte, sono veramente fantastiche, cioè vedete, non va via, al pari di una tinta labbra normale, quindi fantastica. E quindi questo era quello che avevo sulle labbra, quindi io ho parlato anche troppo, sto arrivando a 20 minuti aiuto, quindi vi mando un bacione grande. Vi ringrazio per aver visto il video, spero che vi sia stato utile e se volete ci vediamo al prossimo, ciao!